ma l'Algeria è in campo con Chouaouchi tra i pali, difesa a 4. Intanto l'incontro è partito con Yaya, Bouguerra, Alish e Belhadi. A centrocampo Kadir, Lassen, Ziaini e Yegba, e poi in attacco la coppia Matmur, Jebur. Risponde la Slovenia con Andanovic tra i pali, Brecico, Schuller, Cesar e Jokic. Nel pacchetto difensivo Kirm, Koren, Radosavljevic e Birsa sulla tre quarti. In attacco Dedic e Novakovic. La Nigeria in completo verde con Bordi e numerazione in bianco sarà in campo con Eniama tra i pali, Odiaski, Tuyobo e Taivo sulla linea difensiva, Kaita, Etu, Uce ed Arugna sulla tre quarti, Aiegbeni ed Odewinge in zona d'attacco. È un 4-4-2 quello della formazione nigeriana. Risponde la Grecia con un assetto più articolato e un 4-1-2-3 con Papastathopoulos che agirà da schermo davanti alla difesa. Grecia dunque in campo con Vintra tra i pali, Papadopoulos, Kyrgiakos e Torosidis sulla linea difensiva, Papastathopoulos appunto schermo davanti al pacchetto arretrato, i due stantuffi di centrocampo Tsiolis, che gli ascoltatori conosceranno bene perché ha giocato in Italia nell'ultima stagione con la maglia del Siena, quindi Tsiolis e Kazuranis. I due esterni saranno Salpidis e Karagounis e la punta centrale sarà Gekas. L'Olanda in campo con Stekelenburg tra i pali, Van der Wiel, Eitinga, Matisen e Van Bronckhorst. Nel pacchetto difensivo Van Bommel e De Jong nella cerniera di protezione, poi tre quartisti offensivi che sono Kuit, Snyder e Van der Vaart a sostegno di Van Persie che sarà il terminale offensivo più avanzato. Risponde il Giappone con Kawashima tra i pali, Nagatopo, Nakazawa, Tanaka e Kumano nel reparto arretrato, Abe schermo difensivo davanti alla difesa, poi a centrocampo Asebe, Matsui, Endo ed Okubo, Honda e l'unico attaccante di ruolo. Edoardo tra i pali, Miguel, Riccardo Carvaio, Bruno Alves, Fabio Contrau in difesa, Thiago, Pedro Mendes e Raul Meireles sulla tre quarti, in attacco Cristiano Ronaldo, Ugo Almeida e Simao. Risponde la Corea del Nord con Ri Myong-guk tra i pali, difesa 5 con Cha, Pak Chon Il, Ri Yun Il, Rick Van Chon e Gil nel pacchetto difensivo, appunto Moon, Ang, Pak, Nam e Chol sulla tre quarti. In attacco il tandem composto da Ong e Tae e Se. Svizzera in campo con Benaglio tra i pali, Rick Steiner, Van Bergen, Grichting e Ziegler in difesa, Barnetta, Jugel, Inler e Fernandes a centrocampo, Dierdivok e Nkuro e Nkufo in attacco. Risponde l'Honduras con Valladares tra i pali, Sabion, Chavez, Bernardez e Figueroa nel pacchetto difensivo, Wilson, Palacios, Thomas, Alvarez e Nunes sulla tre quarti, in attacco Jerry, Palacios e Suazo. La Germania in campo con Neuer tra i pali, Lahm, Friedrich, Mertesacker e Boateng in difesa, Schweinsteiger e Khedira stantuffi davanti al pacchetto difensivo, tre trequartisti offensivi, Müller, Özil e Podolski in attacco, Klose l'unica punta di ruolo. Risponde l'Inghilterra con il 4-4-2 di Fabio Capello che prevede James tra i pali, Glenn Johnson, Upson, Thierry e Cole, Ashley Cole in difesa, Milner, Lampard, Barry e Gerrard sulla tre quarti, in attacco Rooney e Defoe. Sul terreno di gioco il Paraguay sarà in campo con Villar tra i pali, Verón, Da Silva, Alcaraz e Muriel in difesa, Caceres playmaker davanti al pacchetto arretrato, poi Santana, Edgar Barreto e Riveros sulla tre quarti, in attacco Valdés e Cardoso. Risponde la Spagna con Casillas tra i pali, Sergio Ramos, Piqué, Puyol e Capdevila in difesa, centrocampo Iniesta, Busquets, Xavi, Hernández e Xabi Alonso, in attacco Villa e Torres.
sta per entrare in campo Kruk, Peter Kruk. Vediamo chi gli lascia il posto, ovviamente Askey, che è una punta come Kruk, evidentemente quei centimetri in più che Kruk ha, possiede rispetto a Esca in questa fase in cui c'è la superiorità territoriale, in cui arrivano diversi cross sia da destra che da sinistra. Fabio Capello ha pensato di sfruttarli dando l'opportunità a Peter Kruk di giocare questi ultimi minuti della gara con gli Stati Uniti. Entriamo in cronaca, 35 secondi. Tira con il pallone d'oro. Tira avanti. Area di rigore, il rimpallo e poi c'è l'uscita della portiere Eniama. Subito Messi ha cercato di far scattare Higuain, giocatore del Real Madrid. Sembrava un'azione pericolosa, la difesa nigeriana è riuscita a chiudersi all'ultimo momento ed il portiere Eniama, completo giallo per lui, è riuscito a recuperare un pallone. Subito un rischio per quel che il rimpallo e poi c'è l'uscita, c'è in tempo una interferenza assolutamente incomprensibile. A questo punto chiedo del consiglio dello studio se la mia voce vi arriva normalmente e si possa andare avanti con abbiamo qualche problema, ma comunque risolvere al più presto. Eccoci, questo problema. Adesso vai. Credo che mi sentiate bene, credo che ci fosse stata un'interferenza di un radiocronista argentino, tra l'altro la tribuna stampa così come l'Ellis Park è strapieno, noi siamo gomito a gomito con la radio nigeriana, un po' invade. Si potrebbe raccontare davvero occhi chiusi questa partita. Attenzione Podolski, gol e per poco. Navas, limite dell'area di rigore, Navas entra, tira, rete! No, esterno della rete, incredibile illusione ottica. È un peccato che queste vuvuzela stiano togliendo al mondiale una delle cose più suggestive, i cori dei tifosi delle rispettive nazionali. Arrivando a Port Elizabeth in aereo eravamo con una folta comitiva di cileni che ci hanno regalato praticamente tutto il repertorio di sostegno dei tifosi cileni, a cominciare da quello più famoso CCC, le viva Cile, ole ole, mentre dall'altra parte poi abbiamo trovato un gruppo di tifosi elvetici, ma ripeto, questi cori purtroppo non si possono sentire in questo mondiale a causa della colonna sonora delle vuvuzela. Opswitz, Opswitz, ale ale ale. Ora è un Portogallo che perde palla nella metà campo del Brasile, siamo ancora sempre all'altezza della linea centrale del campo. Si lotta a spalla nella circostanza era Thiago, che assomiglia fisicamente, anzi sembra quasi il sosia di Ranocchia, difensore che quest'anno è stato fermato da un lungo infortunio e che è dell'Inter. Ranocchia che ha giocato la prima parte del campionato molto bene con il Bari, Ranocchia che sembra stare qui oggi in campo, vi posso assicurare, davvero un sosia questo Thiago, 29enne giocatore dell'Atletico Madrid, alto peraltro proprio come il nostro difensore. E Sanchez che ora va a cercare il lancio lungo, anzi e Paredes che mette di testa, anzi mette sulla testa di Bosejur che va ad insaccare, se non andiamo errati, anzi no, è Gonzalo, Marc Gonzalez che insacca. Area di rigore incredibile, Hiller, anzi no, è Terdiok. Attenzione alla Corea, il gol, la Corea, il gol per un errore di Cesar Donovan in posizione tale da poter mettere a segno un gol, che arriva il gol di Donovan, può tirare Suarez, gran tiro, gol, il palo che favorisce la carambola. Tira il affiato l'Uruguay, chiedo scusa. La Nuova Zelanda ancora che si batte in maniera leonina per recuperare questo pallone, il cross, attenzione, il colpo di testa, rete, la rete del pareggio, la rete del pareggio della Nuova Zelanda, la rete del pareggio della Nuova Zelanda, incredibile, questo è il calcio e in effetti nessuno si sarebbe mai aspettato con l'appoggio di quello che era appena entrato, cioè vale a dire il giocatore numero 11 Chipperfield, a salvare Kennedy che sembra un cowboy con questa lunga criniera e il pizzetto. Sbrighiamoci che questa partita ora non ha tregua, sbrighiamoci a dare la linea per
un altro inserimento pubblicitario. La linea ancora allo studio per un altro suggerimento commerciale. In questo stadio che ha la forma di una grande tazza, richiama la forma di una Perle Moen, cioè una tipica conchiglia. E a questo punto c'è da fare i conti dei gol segnati e subiti che probabilmente favoriscono la Serbia. A te Scaramuzzino. No, Serbia eliminata, perché appunto la Serbia, lo ricordiamo, in pratica esce con le ossa rotte dal mondiale. Questa partita, Giovanni, guarda, è molto facile fare i conti. Allora ricordiamo, sono promosse agli ottavi due, la Germania come prima, il Ghana come seconda. Sì, dicevamo, Serbia, sì. Tutto puoi dire ai giocatori, escluso che essere egoisti quando c'è il gol da fare. C'è poco da, proprio è una legge. Ecco. Ah no, parlo. Allora, prego, Bisantis. La Coppa del Mondo rimane in Italia e da Roma si trasferisce a Madrid. L'arbitro pone fine a questo strazio finale di questa partita.